Cari amici di Outcast, bentrovati con un nuovo Cinepillole. Io sono un accaldatissimo e sudatissimo Andrea Peduzzi, perché fuori sono circa 40 gradi, e il film di cui parlo questa volta è Edison, l'uomo che illuminò il mondo. Un film che tra l'altro trovate già al cinema e trovate anche sul sito la nostra recensione per iscritto. È un film che ha avuto un destino un po' tribolato, perché la prima proiezione risale addirittura al 2017, quella inaugurale che era stata mostrata al Toronto International Film Festival. Da lì il film sarebbe dovuto uscire a novembre dello stesso anno, ma ci sono stati un po' di problemi. Proprio 2 settimane dopo questo 9 settembre 2017, infatti Harvey Weinstein è stato accusato di abusi sessuali, molestie, è successo, diciamo così, è stato l'inizio di quel meteorite di merda che ha finito per investire praticamente Hollywood, ridando un po' la forma a tutto quello che è lo show business del cinema. E la seconda evenienza è che in realtà è stato proprio Weinstein con la sua Weinstein Company a produrre questo film, e questo lo ha in qualche modo bloccato in un limbo per circa un paio d'anni. È stato però riscattato da un nuovo distributore e finalmente ora si prepara a raggiungere le sale. Ripeto, in Italia è già uscito, negli Stati Uniti invece uscirà a partire dal prossimo 4 ottobre, quindi c'è una nuova vita per questo film che tra l'altro entra un po' in tempo nel giro dei biopic tipo inaugurato da Bohemian Rhapsody piuttosto che Rocketman, insomma entra in quel filone di film lì. Tra l'altro filone del quale io non sono particolarmente appassionato, però avevo una discreta voglia di vedere questo film, un po' perché tratta un tema vagamente scientifico, nerd, anche poco noto dalle nostre parti. E poi perché è bello quell'episodio dei Simpson in cui Homer andava proprio in fissa con Edison, e per cui me l'ha fatto sempre rimanere simpatico. È anche un film con un bel cast, nel senso che c'è Benedict Cumberbatch, che è una parte del protagonista di Thomas Edison, poi c'è Michael Shannon, Nicola Salt, che invece fa Tesla, Katherine Waterston, e poi c'è anche Tom Holland. Quindi insomma, sembrava un film promettente. In realtà avrei anche potuto subodorarlo proprio anche da questo cast star. È proprio il classico biopic standard, senza né arte né parte. Si presenta come una sorta di I Pirati di Silicon Valley. Ricordate quel film in cui viene messa in scena la lotta di potere tra Steve Jobs e la Microsoft dagli anni 70 fino agli anni 90. E Bill Gates praticamente, e questa è un po' la stessa cosa. Racconta la cosiddetta guerra corrente, delle correnti, che era la guerra che sarà stata disputata negli Stati Uniti più o meno alla fine dell'Ottocento per controllare il mercato dell'energia elettrica. C'era da una parte la compagnia di Edison che sosteneva la corrente continua, mentre dall'altra quella del rivale George Westinghouse, che era un ingegnere e un imprenditore come Edison, che proponeva invece il più economico, ma per certi versi pare più rischioso all'epoca, modello della corrente alternata. Lo spunto del film in effetti è interessante, perché è un po' una storia che dalle nostre parti, almeno nei dettagli, si conosce poco. Io non ero poi così sul pezzo, nonostante fossi vagamente interessato a Edison. Purtroppo il film del regista Comet Reyon non va oltre questo piano didattico, perché la struttura è molto didascalica, molto dispersiva, e la messa in scena è davvero da compitino, diciamo, un po' senza né arte né parte. C'è questo tentativo di fornire allo spettatore un sacco di informazioni, anzi forse il maggior numero di informazioni possibili, però questo finisce un po' per disperdere il film, accende un po' troppi protagonisti, mette in scena un po' troppe situazioni, butta veramente tanto sull'aneddotica, però fallisce secondo me quando c'è da concentrarti proprio sulle molle emotive che spingono i due personaggi, che dovrebbero essere proprio i poli di questo film, che invece vanno un po' perduti. Quindi tutta quella che è l'analisi sulle molle emotive dei personaggi finisce un po' in background e va un po' serificato, e c'è anche tutta una sorta di discorso che parla di quello che è il solito discorso sulla scienza, che non è né buona né cattiva, dipende da chi la usa, perché il film porta anche avanti un parallelismo tra la corrente e l'elettricità e tutti i suoi vantaggi per la società, ma anche l'impiego che ne è stato fatto nella sedia elettrica. Quindi insomma c'è anche questo filone, che però viene trattato con una certa banalità, in maniera, non so, anche visivamente non molto riuscita. Il film è piuttosto banale per scelte di montaggio, fotografie, effetti, per un utilizzo della musica estremamente ridondante e didascalica, e sembra proprio un film della Hollywood di maniera degli anni 90, e tra l'altro neanche uno dei più riusciti. Ci sono comunque delle belle interpretazioni: Michael Shannon, Benedict Cumberbatch sono bravi, c'è cioè Tom Holland che è freschissimo e secondo me è uno dei più bravi.
però ci sono anche tanti attori che fanno la loro, ma finiscono proprio sprecati per questa mancanza generale di organizzazione del racconto. Ad esempio, Nicholas Salt e la suddetta Kathleen Waterston, da quest'ultima fa la moglie di Westington, e veramente si vede, non so, non viene disegnata in maniera interessante se non in un paio di scene per cui va ricordata. Ma anche detto che è un film, tutto sommato, che sta al suo posto, è conscio dei propri limiti, non fa il fenomeno, non la butta, diciamo, non tira in piedi uscite come certe che ci sono nell'ora più buia, che ho detestato, in Bohemian Rhapsody, e in effetti è un film non antipatico. È un film didascalico, può essere interessante se vi va di sentire una storia che magari non conoscete, però ecco, niente più di quello. Vi ricordo appunto che il film è già nel cinema, io l'ho visto in anteprima ormai un po' di tempo fa, e di nuovo sul sito trovate la recensione. Direi che è tutto per Edison, l'uomo che illuminò il mondo, anche perché mi sta sciogliendo dal caldo. Alla prossima e ciao!